Si dovrà abbandonare l'accoglienza diffusa perché non sarà più economicamente sostenibile o richiesta dal capitolato nazionale e quindi si andrà verso i grandi assembramenti. Fin dal 2014, quando è iniziato questo periodo emergenziale, si è lavorato insieme alla prefettura di Belluno per promuovere un sistema di accoglienza che fosse diffuso e che quindi vedesse tutti i richiedenti asilo distribuiti sul territorio, sia comunale che provinciale, in piccoli gruppi e preferibilmente all'interno di appartamenti nei condomini, quindi direttamente nel tessuto urbano, non in una zona dedicata, quindi come può essere una vecchia caserma o un albergo. Questo perché? Perché le persone distribuite sul territorio riescono a interagire meglio con la comunità all'interno della quale risiedono. Ovviamente grandi assembramenti impediscono i percorsi di integrazione, non possono a livello centrale mettere i territori nella condizione di impoverirsi ulteriormente per far fronte a nuove esigenze che fino a ieri avevano un loro canale di riferimento e avevano un percorso preciso.